Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi siamo di nuovo su Eldaria. Questo sarà il secondo episodio del gioco con Nevra. Quindi cominciamo subito perché voglio proprio vedere come si svolge la storia con lui. Grazie al sostegno di Kero e degli altri membri della guardia di El, ero riuscita ad evitarmi la prigione. Poi, tutti insieme, erano riusciti a convincere Miko a concedermi una seconda possibilità. Ma non avevo capito bene quello che volesse dire. Certo che Miko la fa facile farti entrare in una delle guardie, non so neanche da dove cominciare. E devo per forza farne parte? Piuttosto non potrei andare anch'io nel rifugio di cui mi hai parlato prima? No, è stata chiara al riguardo. I ragazzi devono occuparsi di te e quindi devi entrare in una delle guardie, anche se non so ancora in quale delle tre. Per caso hai un talento particolare? Come tutti, credo, ma dubito che quello che so o non so fare possa servire in questo mondo. Hai proprio ragione. Allora riprendiamo dalle basi e poi vediamo in seguito. Quali basi? Le guardie. Ti ricordi che ti avevo detto che ce ne sono quattro? Sì, e ognuna è gestita da Miko e dai ragazzi che sono appena andati via. Esatto, e anche se ogni guardia ha la sua specialità, lavorano tutte con lo stesso scopo. E se mai pensassi che c'è una specie di competizione tra loro, non temere perché è solo amichevole. In genere, quando c'è una nuova recluta, sono incaricato di farle passare un test per sapere quale delle guardie faccia più al caso suo. Immagino però che un'umana non possa passarlo, vero? Me lo sono chiesto spesso, sono uno che riflette troppo. Se mai trovassi che una delle domande è troppo difficile, saltala, poi vedrò come fare. Sei pronta? Aspetta, l'altra volta hai detto che lavorano tutti per lo stesso scopo, ma sei rimasto piuttosto vago sull'argomento. A cosa serve per davvero la guardia di El? Come ti ho già detto, aiutiamo in tutti i modi gli abitanti di Eldaria. Ultimamente abbiamo avuto anche missioni più delicate e pericolose da compiere. Perché? Cos'è successo? Vedi il cristallo dietro di me? Sì. È molto importante per il nostro mondo, perché è ciò che regola la nostra energia, che si chiama mana. Ci è indispensabile come l'ossigeno. E non tanto tempo fa, un anno circa, era almeno 10 volte più grande. Degli intrusi sono riusciti ad entrare in questa stanza e mandare il cristallo in 1000 pezzi. Da quel momento la missione più importante della guardia è quella di recuperare i pezzi del cristallo sparsi per il mondo, oltre che occuparci degli abitanti di Eldaria. Purtroppo da quando la nostra principale fonte di energia è stata distrutta, molti di noi qui a Eldaria si sono indeboliti, hanno perso la testa o sono diventati estremamente aggressivi. Ci sono sempre state specie più aggressive di altre ad Eldaria, però comunque... Ma adesso è molto peggio di prima, ecco perché vegliamo affinché le cose non degenerino. Beh, io adesso capisco perché Miko è andata su tutte le furie quando era vicino al cristallo. Ma tu non devi preoccuparti, non ti faranno fare niente di pericoloso. Diciamo che non è l'impressione che mi hanno dato prima. Sono sicuro che scherzavano. Allora, sei pronta ad ascoltare le mie domande? Certo. Perfetto, il questionario in biblioteca. Vieni, andiamo. Come ho già detto, io cercherò di entrare nella guardia di Nevra. Allora, hai fatto il questionario? La domanda 9 era difficile, vero? Veramente? Non l'ho ancora fatto. Stiamo andando adesso. Sei ancora in tempo per fare la migliore scelta, allora. Ha fatto una specie di riverenza. Io voglio assolutamente entrare nella guardia dell'ombra. Io sono Nevra, responsabile della guardia dell'ombra. Se mai volessi che sia io ad occuparmi di te, fai in modo di entrarci. Ci penserò, grazie. No, non è che ci penserò, io voglio assolutamente che lui si occupi di me. Nevra, smettila di influenzarla, per favore. Vieni, Misako, non perdiamo altro tempo. Non c'è bisogno che mi influenzi, ho già fatto la mia scelta. Camminavo al fianco di Kero Shane quando apparve Valkyon per fargli una domanda, ignorando completamente la mia presenza. Allora, il test l'ha diretta verso quale guardia? Quella di Ezariel o di Nevra? Non abbiamo ancora fatto il test, e guarda che potrebbe anche finire nella tua guardia. Valkyon girò la testa verso di me, guardandomi dall'alto in basso con aria impassibile. Perché? Per caso ti sai battere? Penso di sapermi difendere. È già un buon inizio, ma se vuoi entrare nella guardia ossidiana ti ci vorrà ben altro. Saper maneggiare le armi è una disciplina che noi...
Adesso ti ci metti anche tu ad influenzarla? Chiedo scusa, non volevo. Ed eccolo. Che ci fate qui? Avete già fatto il test? Fate tutti la stessa domanda, quanto interesse per questo test? È logico, siamo tutti curiosi di sapere chi di noi avrà una nuova schiavetta. Non farci caso, sta scherzando. Ho l'aria di uno che scherza? No, appunto. Non devi preoccuparti, se mai dovessi capitare nella guardia Assenzio, andrà tutto bene. Dal momento che impari i nomi di tutte le piante, i diversi ingredienti degli alimenti per i famigli e le proprietà di tutti i veleni che si trovano qui a Eldaria, allora andrà tutto bene. Mentre gli altri cercano di influenzarla, tu la spaventi. Sei davvero impossibile, Zariel. E non mi dispiace neanche. Quindi non ho capito bene. Stava scherzando o diceva sul serio? Ok, finalmente si comincia. Eccoci qui. Allora, li avrò messi questi questionari. Ah, eccoli. E poi il suo corno si è messo a brillare e un libro è volato verso di lui. Ma come hai fatto? Fatto cosa? Ma come ha fatto il libro a venire così verso di te? Ops, a volte dimentico che non sei qui e che la magia deve impressionarti. Visto che non ne hai l'abitudine, diciamo che è una delle mie specialità. Pratica come specialità, la vorrei pure io. Non sai quanto. Allora sei pronta? Sì, cominciamo. Se ci dovessero essere delle domande che non capisci, chiedimi pure, ok? Va bene. Allora, a questo punto io non metterò la parte del test perché comunque l'ho già messa in Eldaria, quello principale che faccio con Valchion. Adesso andrò a ricercare su Google le risposte da dare al test per poter entrare nella guardia di Nevra, perché se si sbagliano le risposte non si entra. Quindi niente, adesso vado a controllare, rispondo a tutto il test e poi ritorno e vediamo se sono riuscita ad entrare nella guardia di Nevra oppure no. Ok, allora, sono arrivata alla fine del test, precisamente all'ultima domanda. Ed ecco l'ultima domanda. Di quale delle guardie ti piacerebbe far parte? Finalmente una domanda a cui so rispondere. Allora, di quale guardia ti piacerebbe far parte? Ovviamente, la Guardia dell'Ombra. Benissimo, adesso aspetta un po', il tempo che conti i punti. E dopo qualche minuto ha alzato la testa e mi ha guardata. Incrociamo le dita. Bene, dai risultati del test sembra che tu sia portata... No! Per le armi e che tu abbia coraggio da vendere. Allora entrerai a far parte della Guardia Ossidiana. Uffa! Un debole, ma se ho risposto a caso a quasi tutte le domande. Ma perché? Io volevo entrare nella Guardia dell'Ombra. Ok, allora, praticamente sono andata a controllare. Il test non è più attendibile, perché ci sono troppe persone nella Guardia dell'Ombra. E quindi le altre due guardie, quella ossidiana e l'altra che non mi ricordo come si chiama, insomma quella di Ezariel, hanno meno persone che ne fanno parte, quindi praticamente è difficilissimo entrare in quella dell'ombra adesso, ed è per questo che anche se io ho risposto, diciamo, correttamente, non sono riuscita ad entrarci purtroppo. E vabbè, per fortuna questo non inciderà con il proseguimento con la storia con Nevra. Ok, allora adesso dobbiamo andare in camera di Kerosheen. Aspettami qui, la mia camera non è lontana. Come vuoi. Torno subito. È andato in fondo al corridoio. Forse è una buona occasione per scappare. Fare 100 passi. Mi sono messa a girare in tondo e poi ho sentito qualcuno dietro di me. Boo! Ah! Col cuoricino. Vedessi che faccia hai. Non farlo mai più. Non si fa granché nella vita se non si sa dire quante persone ci sono in una stanza. Se lo dici tu, cosa ci fa questa bella ragazza sola per i corridoi? Mi cercavi? Ebbene sì. No, sto aspettando che torni Kero. Devo passare un test.
E lo aspetti cercando di scappare? Complimenti! Non cercavo di scappare! E invece sì. Se lo dici tu, ma mi devi un favore. Cosa? Mi ha fatto l'occhiolino ed è andato via. Ho sentito un grido, tutto bene? Certo, è solo che Nevra mi ha spaventata. Ma guarda questo. Va bene, procediamo. Pronta per altre domande? Yes. Ok, questa parte la salto, tanto è la scelta del famiglio, quindi vabbè. La faccio un po' a caso, ecco. Il famiglio che fa per te è il Sabali. È uscito quello lì. Ok, qua c'è l'uovo. Adesso si deve aspettare, ovviamente, per fare schiudere l'uovo, quindi vado avanti. Allora, gli hai dato da mangiare? Sì. Se te ne occupi bene, lo vedrai crescere, ma non ti dico niente di più per non rovinarti la sorpresa. Non era davvero chiara questa promozione, ma almeno sapevo che era meglio che essere chiusa in cella. È forse il modo migliore per tornare a casa. Ok, adesso... eccolo qui. Ecco Nevra. Quindi sei riuscita a scappare? Sei più in gamba di quanto pensassi. Ti ho già detto che non ho mai tentato di scappare. E sto solo facendo un giro adesso. Ma che fortuna allora, incrociarsi così spesso. Se ci credessi potrei quasi dire che è destino. Nevra, è assolutamente destino, credici. E se invece fossi tu quello che mi segue? No, bella. Se ti stessi seguendo non ti saresti accorta di me. Come prima del resto. What? Un attimo, a parte che c'è il cuore. Quando è che tu mi stavi seguendo? Appunto non me ne sono accorta. Quindi adesso sai in che guardia sei? Sì, ho anche avuto diritto al famiglio. Ah, che bello! E allora, chi è il fortunato? Sono nella guardia ossidiana. Valchione si occuperà di te? In bocca al lupo allora. Per caso non hai già una missione per me? Per il momento non ne ho, ma se chiedi agli altri forse ne hanno. Sono messa bene, nessuno vuole darmi qualcosa da fare. Ecco Kero, sta parlando con un ragazzino. Non so dove è andato, io pensavo che gli avrebbe fatto piacere che avessi del cibo per lui, invece è scappato. Ma tu chi sei? E che vestiti strani indossi? Io mi chiamo Misako, e tu? Io mi chiamo Mary e vivo al villaggio con mia madre e il mio amico. Starà parlando del suo famiglio. Ascolta Mary, se mi prometti che smetti di piangere, ti aiuto a trovare il tuo amico. Che ne pensi? Però mi chiedo quale sarà il suo famiglio e con cosa potrei attirarlo. Kero, eccoti. Mi stavi cercando? Era per chiederti del famiglio di Mary. Vorrei davvero aiutarlo, ma non so com'è fatto e neanche cosa mangi. Mary ha un krilasm, che è una specie di palla di lana con delle ali blu. Una specie di pecora con le ali? Diciamo di sì. Lo riconoscerai facilmente, vedrai. Ho capito. E come faccio a prenderlo? In genere per prendere un famiglio ci vuole un'esca, ma siccome quello di Mary è già domesticato, penso che basterà un ghiacciolo. La sua specie è golosissima di questo alimento. E ne trovi facilmente nella boutique far famigli. Non è l'unico, anch'io adoro i gelati. Ma non credo che ti piacerebbero quelli che si trovano qui. Ah, e prima di andare, sappi che il famiglio di Mary adora nascondersi in un fossato vicino alle piane lì fuori. Dovresti andare a vedere, secondo me è lì fuori. Ok, allora vado. Ti sei persa? No, sto cercando un krilasm. Mi fai ridere, sembra quasi che tu sappia cos'è. Guarda che lo so cos'è un krilasm. E cos'è? Una specie di pecora con le ali. Sì, anche se le pecore non mordono. Cosa? Che razza di...
Oh, rilassati. Era solo una semplice battuta. Se lo dici tu. Buona ricerca, allora. È andato via prima che avessi il tempo di chiedergli dove posso trovare la tana. Oh, finalmente, eccolo. Ma che ci fai con quel ghiacciolo in mano? Spero tu sappia che non si mangia. Ma certo, cerco solo di attirare un famiglio. Guarda che non è così che si prendono. Ci vogliono un'incubatrice, un uovo, Le so queste cose, ma sto cercando il famiglio di un ragazzino. Quello di Mary? Lo conosci? Sì. Ha da poco avuto un crilasm e non se ne sa veramente occupare. Ecco appunto, infatti l'ha perso. In bocca al lupo per trovarlo allora. Guarda che Kero mi ha detto come fare a cercarlo. E questo dove? In una tana al di fuori del QG. Ti ha davvero autorizzato ad andare laggiù da sola? Veramente sì. È un po' rischioso. In che senso? Perché ci sono tante creature selvagge lì fuori. Creature selvagge? Dai, ammettilo che mi vuoi accompagnare. Tranquilla, non lascerò una giovane donna andare lì fuori da sola, dandole un'altra occasione di scappare. Ma se non ci ho mai provato. Ti ringrazio allora. Di piuttosto che vuoi farmi compagnia. Mi ha parlato all'orecchio. E chi ti dice che non sia io quello pericoloso? Quasi quasi rimpiango di avergli chiesto di accompagnarmi. Oh, io sono contentissima. Quindi andiamo insieme a lui. Hai trovato il mio amico? No, lo sto ancora cercando. Oh, te ne porto il prima possibile, promesso. Accompagnata da Nevra, sono uscita dal QG, passando da una porta immensa. Al di fuori delle mura il mondo mi parve subito molto grande. Potevo vedere le immense pianure e in lontananza una foresta. Il GQ era arroccato su una falesia a strapiombo sul mare e mi sentii veramente altrove. Arrivai in fretta al fossato che Kero mi aveva indicato. Non c'è nessun famiglio qui. Forse si è nascosto in fondo alla tana. Forse. Ti lascio il piacere di dare un'occhiata. C'è qualche problema? È perché mi hai detto che ci sono delle creature selvagge nei dintorni, E ti chiedi se ce ne fosse uno nascosto lì dentro? Esatto. Capito. Ah, queste giovani umane. Ha guardato nella tana, ma è vuota. Povero Mary, il suo famiglio non è qui. Così pare. Hai idea di dove potrebbe essere? No, e secondo me non lo troveremo così facilmente. Oh no! Ma al tempo stesso, con un padrone come Mary, che ti aspettavi? Perché dici questo? È troppo giovane per occuparsi del suo famiglio come si deve. Ha sempre la testa tra le nuvole per dargli le attenzioni necessarie. Sono così triste per Mary. Guarda che posso darti tutta l'attenzione che meriti se vuoi. Grazie, ma adesso preferisco andare da Kero per dirgli che non l'abbiamo trovato. Nevra mi ha accompagnato alla grande porta. Meglio tornare al rifugio e cercare Kero. Ecco Kero, devo dirglielo. Misako, sei già tornata? Non hai trovato il famiglio? Ho fatto no con la testa. Capisco. Non l'avete trovato neanche voi? Ha detto no con la testa. Ho paura che sia scappato per davvero. Povero Mary. Eh sì. E Mary è arrivata proprio in quel momento. Allora, avete trovato il mio amico? Mary, ecco. No, purtroppo, non era né nella tana né altrove. Mary, io penso che il tuo amico sia scappato. Ma voi lo troverete, vero? Non credo. Il mio... Dove è finito il mio amico? Mary, io...
È solo colpa tua. Lo hai fatto scappare con i tuoi vestiti strani, sono sicuro. Mary, non essere cattivo. Ma il mio è scomparso. Questo non ti autorizza a parlare male a Misako, che non ti ha fatto niente. Anzi, ti ha perfino aiutato a trovare il tuo famiglio. Io... mi dispiace. Mi sono avvicinata a Mary. Non fa niente, sono sicura che possiamo tentare anche altro. Gli ho fatto una carezza sulla testa per rassicurarlo. Kero, cos'altro potremmo fare per trovarlo? Mi è venuta un'idea. Non ti andrebbe di avere un nuovo amico? Adesso, visto che non ci sono Krilasm dai mercanti di famigli, dovremmo trovare un modo per catturarne uno. E come dobbiamo procedere? Mi hai spiegato come fare per l'uovo e l'incubatrice, ma non per un famiglio selvaggio. Hai trovato il mio amico? Sì, eccolo. Ma è un uovo. Mi dispiace. Non fa niente, chiederò a mia madre di farlo schiudere. Lei lo sa fare. Chiedo l'uovo, sembra davvero contento. Grazie. Non c'è di che, Mary. Ed eccoti un ghiacciolo. D'ora in poi è questo che devi dargli da mangiare. Davvero? Sì. Allora non dargli più del pane, promesso? Sì. Mentre cercavo il mio amico, prima ho trovato una cosa. Volevo tenerlo per me, ma sono sicuro che gli altri saranno contenti se glielo dai. Tieni. Mi dà un pezzo di cristallo blu, proprio come quello della grande sala. E per ringraziarti di avermi portato un nuovo amico. Ma davvero? Che carino. Grazie. Dovresti darlo ai signori delle guardie. Sono sicuro che cercano i pezzi di cristallo come questo. Conta pure su di me. Ma non dire che sono stato io a dartelo, ok? Sono sicuro che sarà meglio dire che l'hai trovato tu. Guarda che sei solo tu a considerarmi strana. Grazie ancora e non dimenticare di dare questo ai ragazzi, ok? Non ti preoccupare. Ciao, a presto. Il piccolo è andato verso casa fischiettando una canzone sconosciuta. Questo Mary è adorabile. Adesso vediamo se riusciamo a trovare Nevra. Ecco Nevra. Ma guarda, la nostra piccola umana. Smettila di chiamarmi così, ti ricordo che ho un nome. Ma sei sempre un'umana, no? Mary si era raccomandato di dare il pezzo di cristallo ad uno dei membri della guardia appena ne avessi avuto l'occasione. Non so perché, ma non avevo davvero voglia di darlo a qualcuno. È solo che era così affascinante, così come il grande cristallo che si trovava nella sala dove ero sbarcata. No, assolutamente, far vedere a Nevra il pezzo di cristallo. E dopo averci pensato un po', decisi di dare a Nevra il pezzo di cristallo. Io, la piccola umana, speravo davvero di impressionarlo. Se proprio lo vuoi sapere, ho trovato questo. È davvero quello che penso? Si è abbassato verso di me per vedere meglio il cristallo. Ma cavolo, è davvero un cristallo! Ma dove l'hai trovato? Qui fuori. Davvero? Qui vicino? E ce n'erano altri? No, solo questo. Sei proprio sicura? Sì. Adesso mi sento in colpa di aver nascosto la verità. È incredibile. Tutto il tempo che ci vuole per trovarli e tu arrivi e dopo qualche ora ne trovi già uno. Ho abbassato lo sguardo. Sei davvero fortunata. Adesso andiamo subito da Miko per portarglielo. Subito? Sei sicuro? Sì, è di un'importanza capitale. Proprio come Gemon la prima volta che lo avevo visto, Nevra mi prese per il polso e mi trascinò nel giardino del QG. Aveva davvero fretta di arrivare nella sala del cristallo. E per strada abbiamo incontrato Ezreal e Valkyon. Come mai vai così di fretta? Sì, e sto andando da Miko per farglielo vedere, visto che lei ne ha trovato uno. I ragazzi mi hanno guardato con occhi spalancati. Ma sei serio? Sto parlando seriamente. Non passo il mio tempo a raccontare stupidaggini. Cominciai a temere la reazione di Miko. Fin dal primo momento non era stata gentile con me.
Allora mi chiedevo cosa avrebbe detto del fatto che fossi in possesso di un pezzo del cristallo. I tre ragazzi discussero tra loro, di me, del mio ruolo alla guardia di El, del fatto che avessi trovato un cristallo. E tutto questo come se non esistessi. Non capii che la metà di quello che si dicevano e preferii restare in disparte mentre li seguivo. E in un attimo eravamo nel corridoio delle guardie. Non ho per niente voglia di andarci. Ancora lei? Che cosa ha fatto stavolta? Ti hanno tagliato la lingua per caso? Io... Tu? Ho trovato una cosa. E voi venite a disturbarmi perché lei ha trovato una cosa? Ho guardato i ragazzi sperando che almeno uno intervenisse, invece nessuno ha fatto niente. Ho trovato questo. Le faccio vedere il pezzo di cristallo. Che cosa? Oh! Si è girata verso Gaemon e si è messa a parlargli in una lingua incomprensibile. E poi mi ha guardata di nuovo. Com'è possibile che sia in possesso di questo pezzo di cristallo? L'ho trovato. E dove l'avresti trovato? Io, ecco, diciamo... Dovresti almeno sapere dove l'hai trovato, no? Se proprio lo vuoi sapere, non sono stata io a trovarlo. Non sei stata tu a trovarlo? Credo stia perdendo la pazienza. È stato Mary a darmelo, mi ha fatto promettere di non dirlo, perché pensava che mi avreste trovata troppo strana. Ho sentito Nevra ed Ezariel ridacchiare. E sai per caso dove l'ha trovato? No, non gliel'ho chiesto, non pensavo fosse importante. Capisco, non potevi saperlo. Te lo dico fin dall'inizio che questa ragazza non ci sarà molto utile. Per favore, Ezariel, non gettare della polvere di arcane sul fuoco. Misako, esci per favore, dobbiamo discutere. E dove vuoi che vada? Gaemon, ragazzi, venite, dobbiamo discutere del suo caso. Il mio caso? E che cosa vuol dire? Sono usciti tutti dalla sala del cristallo, ignorandomi totalmente. Che simpatici! Mi sono ritrovata sola, come un idiota. Non gliela faccio passare questa, voglio proprio sentire che cosa dicono di me. E quindi andiamo a spiarli. Su, su. Io mi rifiuto, non voglio che resti qui. Adesso basta, dovete assumervi le vostre responsabilità. Avete voluto che restasse, e allora resterà. Credo stiano parlando nella riserva. Ho aperto un po' la porta per sentire meglio. I ragazzi, Miko e Gaemon, stavano litigando. Non abbiamo insistito, ma stai scherzando? È stato Kero a insistere. Non la voglio nella guardia di El. È così semplice. Ezariel, per caso devo ricordarti chi è che dà ordini qui? Prima di chiederci se la teniamo o meno, non dovremmo piuttosto chiederci se ci sarà davvero utile? È un'umana, come potrebbe essere utile? Non ha torto, non mi sembra una che se la sbriga da sola. Ho dovuto persino guardare nel fossato al suo posto. Ma Nevra... Cattivo. Non mi sembra così forte, non ce la vedo a tenere una alabandra o una spada. Può sempre restare con me nella dispensa. Sorvoliamo. Pensi solo a una cosa, Nevra. Almeno ci servirebbe a qualcosa. Risorvoliamo. E visto il suo aspetto, penso che durerà solo qualche giorno. Non serve più a niente discuterne, perché d'ora in poi sarà in una delle guardie. E purtroppo non in quella che volevo io. Non sarebbe certo la prima volta che rinviamo un membro di una guardia. Ogni volta abbiamo avuto una buona ragione. Ne abbiamo avuta una anche qui. E quale, scusa? È debole, inutile, probabilmente sciocca e non sa niente del nostro mondo. Ti basta o devo continuare? Non capivo perché questo Ezariel ce l'avesse tanto con me. Stavo per intervenire. Ma qualcuno mi fermò. Non è educato mettersi ad origliare. Ma da una parte ti capisco, visto tutto il rumore che stanno facendo. Mi ha lasciato il braccio, stringo i pugni, sono così arrabbiata con Ezariel per quello che ha detto su di me.
Ezerel non è cattivo, è solo che a volte può essere parecchio estremo, non far caso a quello che dice. E in ogni caso, non è lui ad avere l'ultima parola qui. Sì, meno male che c'è Migo allora. Vedo che hai capito chi è il capo qui. In quel momento, gli altri uscirono dalla riserva e furono stupiti di trovarmi lì. Ci stavi ancora spiando? No, ma stavate urlando talmente forte che si sentiva tutto ciò che dicevate. Anzi, che tu dicevi. Migo si è girata verso Leiftan prima di mettersi a fissarmi. A quanto pare hai sentito quello che stavamo dicendo. Allora posso ripeterlo. Visto che siete stati voi a volere che resti, adesso ve ne assumerete le responsabilità. Ci assumiamo la responsabilità, ma non vogliamo neanche che resti qui in eterno. Guarda che io non ci tengo proprio a restare. Siamo tutti d'accordo allora. Sì, comincio a ritrovare la speranza. Bene, allora adesso procederemo a rimettere il pezzo di cristallo al suo posto, sempre se non ti dispiace. Accompagnai Miko e gli altri fino alla sala del cristallo. Una volta sul piedistallo, avvicinò all'imponente cristallo nella sala il pezzo che aveva in mano. Le due pietre unite si misero a brillare in un modo incredibile, quasi abbagliante. Avvenne allora qualcosa di incredibile. Il pezzo di cristallo di Mary si fuse con il grande cristallo e capì che da quel momento in poi sarebbero stati una cosa unica. E in quel preciso momento uno spirito apparve davanti ai miei occhi. Sono stupita della sua bellezza. Ha mosso lentamente le braccia e mi ha indicata con il dito. Ha sussurrato qualche parola, ma senza capire cosa stesse dicendo. E poi scomparve all'istante. Cosa? Ma com'è possibile? Il cristallo? Lei? Lei? Mi sono girata verso gli altri e mi è sembrato che fossero tutti scioccati. Non mi è sembrato, sono tutti scioccati. Aspettate un attimo, cos'era quella cosa? Mi stanno fissando tutti. Questa cosa, come dici tu, è lo spirito del grande cristallo. E non era più apparsa da quando il cristallo era stato fatto in mille pezzi. Ma non ho capito, come fa questa donna ad essere il cristallo? Non è proprio il cristallo, ma è la sua anima. È sotto questa forma che noi la vediamo quando si materializza. E questa materializzazione capita spesso? Veramente no, anzi, è molto raro. In che senso raro? Prima di eventi importanti, prima di una catastrofe naturale, la nascita di un erede della famiglia reale, uno sconvolgimento del Maana, ma a quanto pare anche per l'arrivo di un'umana del Daria. È una specie di veggente? Chi, scusa? La veggente. Diciamo, anche se a dire il vero, usiamo soprattutto oracolo. Mi chiesi per quale ragione questo spirito, o meglio, oracolo, mi fosse apparso. Dopotutto ero solo una semplice umana, non contavo chissà cosa nel loro mondo, eppure mi aveva scelta. Sinceramente sperai che si fosse sbagliata. Non avevo nessuna voglia di restare qui, soprattutto dopo quello che era stato detto su di me. Ma perché è apparsa davanti a lei? Non ha senso. Per una volta sono d'accordo con Ezariel. A meno che... A meno che cosa? Non può essere per caso. L'apparizione dell'oracolo, il fatto che tu sia arrivata nel nostro mondo, è proprio nella sala del cristallo. Ma che vuol dire? Lascia stare, perdiamo solo tempo a spiegarti. Diciamo che è una cosa non da umani. Appunto, e se non fosse semplicemente un'umana? Che vuoi dire? Come ti spieghi allora che lo spirito del cristallo sia apparso? Non appare mai senza ragione. Ma sai che forse hai ragione? E se per caso fosse... Miko mi sta guardando insistentemente da capo a piedi e non sono sicura di capire cosa stia succedendo. Che cosa? Che ha del sangue Fairy? Bella battuta, Miko. Molto divertente, in effetti. Sono seria, Ezariel. Bisogna farle fare il test. Vuoi davvero che perdiamo del tempo inutilmente per lei? Non discutere e falle passare il test. Miko è andata via, mettendo fine alla conversazione. Gaemon e gli altri l'hanno seguita.
Ezariel è rimasto. Se il test è negativo, potrò finalmente tornarmene a casa? Sì, ecco perché dico che è una perdita di tempo che tu lo faccia. Non c'è nessuna possibilità che tu sia una fairy. Ezariel ha imprecato per un po' prima di abbandonarmi. E ok, allora, io mi fermo qui per quanto riguarda questo episodio. Devo dire che con Nevra mi sta piacendo davvero tantissimo questo gioco. Fatemi sapere ovviamente voi cosa ne pensate. Se questo video vi è piaciuto mettetemi un like. Se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non vi perderete i prossimi video. E noi ci vediamo in un prossimo gioco. Ciao!